Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz. Un saluto da Riccardo Zago, ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Subito degli articoli bellissimi quest'oggi sulla home di investire.biz. Vi consiglio la lettura dell'articolo di Luca, disgelo tra Russia e USA, opportunità sul cambio USD RUB. Bene, andiamo a vedere il calendario eventi di investire.biz. Come ogni giovedì, sessione di trading con Ichimoku operativa dalle ore 16 alle ore 17, ma è arrivato il giorno, eccoci qui, la prima lezione del corso completo Ichimoku e Price Action dalle 18 alle 20. Le iscrizioni sono ancora aperte. Oggi si parlerà di Price Action, ma soprattutto come leggere i trend e i loro cambiamenti. Andiamo ora ad aggiornare un po' di grafici partendo da NZDUSD. Abbiamo comprato questo cambio valutario da 0,66 all'incirca e ora siamo a 0,66,65. Quindi il dollaro neozelandese si è apprezzato nei confronti del dollaro americano, la mia view qui è rialzista, siamo riusciti ad individuare quindi l'impulso e soprattutto la fine del ritracciamento, o almeno la possibile conclusione, ecco, non è ancora certo, però sembra che siamo entrati molto bene in posizione. Ora lasciamo correre, come ho scritto anche nel gruppo Telegram, primo target 0,67 e poi si lascia correre. Ichimoku poi ci viene in aiuto dicendoci che da qui può nascere un bel nuovo trend rialzista. Andiamo a vedere invece l'oil, che ha superato la soglia dei 60, soglia molto importante, vi ricordate ne ho parlato diverse volte. Beh, adesso che dire, io attendo dei ritracciamenti per posizionarmi al rialzo, magari anche una ulteriore rottura dei 60 in chiusura quest'oggi potrebbe essere un ulteriore segnale rialzista. Io comunque adesso attendo dei ritracciamenti, quindi la mia view è long su oil US crude. Andiamo a vedere CAD yen, ne abbiamo parlato ieri al trading live, analizziamo il tutto anche con l'indicatore Ichimoku che ci aiuta ad individuare supporti, anche supporti e resistenze. In questo caso però il supporto lo avevo trovato prima di mettere Ichimoku sul grafico e ecco che torna tutto alla fine. E quindi la mia view è long, però attendo un ritracciamento. Attendo un ritracciamento a partire da 82,20. Bene, proseguiamo, dobbiamo parlare di EURUSD. Dopo questo forte impulso ribassista c'è stato un bel ritracciamento che sembra essersi concluso proprio nei dintorni della linea Kijun. Si potrebbe entrare anche adesso, per esempio con vendendo quindi questo cross con stop alla chiusura dei prezzi sopra 1,62,20 o comunque al di sopra della linea Kijun. Io avevo impostato un ordine pensato in area 1,62,30, non preso per veramente pochissimo. Un po' di sfortuna, ma l'occasione è ancora ghiotta a mio avviso. Attenzione, perché per chi mi segue con costanza siamo compratori di dollaro australiano anche su GBPAUD, quindi non esponiamoci troppo. Andiamo avanti a parlare di Bitcoin, che sta scendendo, ha fatto un bel doppio massimo qui in area 13.000 e adesso scende. Primo livello, come sempre dico, zona 10.000, vedremo se questo supporto reggerà. Andiamo a vedere il gold, che è salito con forza, un vero peccato non aver preso anche qui con molta sfortuna l'ordine e non aver preso questo rialzo. Avevo impostato un ordine in area 1385 all'incirca, insomma l'ha sfiorato e è partito al rialzo. Adesso siamo già a 1420, sarà molto importante capire se il prezzo romperà la zona dei massimi. Comunque la mia view rimane long anche sul gold. Stiamo e chiudo soffrendo su AUDUSD, ma di poco. Sono short da 0,6960 con stop alla chiusura di prezzi al di sopra del livello di 0,6975. Vedremo quindi la chiusura odierna. Bene, ho concluso, ci vediamo questa sera al percorso completo Ichimoku e Price Action. Ricordatevi che dopo il corso potrete aderire al gruppo Telegram e alle sessioni di trading con Ichimoku. Buona giornata e buon trading a tutti!